Stasera siamo a Sessa Urunga, con noi all'Hotel Saleo, in prestigioso hotel di Sessa Urunga, c'è Velia Martucci. Velia Martucci è una donna eclettica, dalla penna poliedrica, spazia dalla poesia ai racconti d'amore, di fantasia e di genere brillante, con disinvoltura e dimestichezza. Nelle sue poesie e nei suoi racconti evidenzia una vena poetica molto delicata, che permette al lettore di passeggiare nei suoi scritti in maniera leggera, fino a quasi raggiungere l'anima dei versi. Ma stasera, al di là di essere una scrittrice, una poetessa, Velia Martucci presenterà le sue fiabe. Perché ha deciso questa sera, dopo la pubblicazione avvenuta qualche mese fa, e dobbiamo anche riconoscere il successo che sta riscuotendo le sue favole, l'abbiamo sperimentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove c'è stata una forte richiesta, ma soprattutto la visibilità che ha avuto quel libro. Ma perché parlare di favole stasera? Ecco, allora, essendo io un insegnante, mi sento più libera in questo periodo, e poi considero il periodo estivo il periodo migliore per cominciarsi a relazionare con il piacere della lettura. Le famiglie sono in vacanza, per cui i genitori si sentono molto più rilassati e disponibili nel raccontare le favole ai propri figli. Pertanto i bambini, non avendo l'obbligo e il dovere di studiare, possono concedersi il piacere e l'onore di scegliere tranquillamente le loro letture. In un mondo digitale di oggi, dove è tutto al computer, quindi tutto digitalizzato, e c'è ancora posto per la fiaba? Allora, io ne sono convinta pienamente che ancora possiamo sfruttare la fiaba per raggiungere alti obiettivi sociali e morali, ed educativi soprattutto. Certamente l'era odierna ci comporta un aggiornamento continuo sull'uso delle strumentazioni tecnologiche, digitali. In ogni classe abbiamo le LIM, i bambini sono abituati a videogiochi, all'uso del cellulare, del tablet. Però io dico che l'adulto, non parlo neanche tanto da insegnante, in questo senso parlo proprio da madre, l'adulto deve fare in modo che il bambino entri in contatto e sia cosciente di possedere i cinque sensi. La realtà deve essere filtrata attraverso i cinque sensi, cosa che purtroppo pochissimi riescono ad insegnare ai propri figli, perché il tempo è poco e non si insegna ai propri bambini l'osservazione, il tatto, il profumo, per cui mentre nel passato il tramonto, l'odore del mare, l'odore della montagna, il canto delle cicale, per noi di una certa età ha costruito i nostri ricordi dell'infanzia, mentre i ragazzini di oggi, purtroppo presi dall'uso eccessivo dei mezzi tecnologici, purtroppo sono privi di ricordi, perché vengono completamente presi solamente dalla vista, e la vista purtroppo cosa scaturisce? Non sempre ciò che vedono è educativo, quindi sono portati spesso ad usare giochi violenti, per cui c'è questo ritorno negativo. Vedono il potere vista come immagine, sono presi dall'immagine, e poi c'è questo boomerang di ritorno, che vedono il potere dell'immagine, anche la forza dell'immagine, e non sempre questo è un lato positivo. Però se l'adulto si promette di insegnare, di fargli vivere la vita sin da piccoli, sin dal
momento dell'incontro con l'infanzia, quindi con la scuola dell'infanzia, di vivere tranquillamente i cinque sensi nella piena libertà, di sporcarsi, di annusare, di toccare, costruisce il patrimonio dei ricordi della vita, il che lo vedo un fattore molto positivo. Io da insegnante ti posso dire che quest'anno ho ultimato il ciclo della scuola primaria e sono pienamente soddisfatta perché tutti i miei alunni sono usciti con l'amore della scrittura, della lettura e della poesia. E infatti proprio un ragazzino negli ultimi giorni di scuola mi ha scritto: fidati che è bello distaccarsi dal mondo di oggi per entrare in quello della fantasia e delle poesie. Quindi credo di aver raggiunto pienamente il mio obiettivo da insegnante e più che soddisfatta. Perché è importante avere a disposizione le fiabe sia a scuola che in casa propria? Allora, rifacendoci alla domanda precedente dell'era digitale, io credo che il contatto con la carta, il profumo della carta sia un qualcosa di insostituibile. Per cui avere libri di fiaba sia a scuola che a casa è un punto di riferimento essenziale. Ci devono essere, perché il bambino in qualsiasi momento della sua giornata deve avere la libertà di andare e prendere, anche solo sfogliare, anche solo vedere le figure, magari dopo scoprire il piacere della lettura, ma è necessario che entri in contatto, in relazione con la carta, il profumo delle parole, della carta, è un qualcosa che resterà nella memoria fino alla notte dei tempi. Almeno io lo conservo e continuo a conservarlo, e ogni volta che vado in una libreria mi diletto proprio nell'angolo dei bambini, perché è lì che veramente c'è tutta l'essenza della vita. I libri per adulti possono dare emozioni diverse, ma i libri di narrativa, le fiabe per l'infanzia sono un qualcosa che ci costruiscono dentro e io li chiamo elisir di gioventù. Portando all'interno delle scuole le tue favole, ti è capitato un episodio particolare che chiaramente ti ha riempito di gioia. Qual è? Allora, questo risale a pochissimi giorni fa, in quanto sono stata invitata dalla direttrice di una scuola che ha scelto di regalare il primo mio libro ai bambini che si apprestano ad entrare nella scuola primaria. E questi bambini avevano adottato durante l'anno un pesciolino rosso e quindi si è avuta questa idea. Poi, in seguito, avendo presentato anche Andreino, l'arcobaleno e la nuvola bigia, studiandolo un po' insieme, si è scoperto che questa fiaba si prestava all'elaborazione di un progetto sulle emozioni. Quindi prossimamente credo che il libro farà parte di questo progetto. E la stessa direttrice di questa scuola di Mondragone ha pensato già di preparare forse una recita per la fine dell'anno scolastico prossimo, quindi Andreino già ha un futuro davanti a sé. Bene, noi facciamo gli auguri a Belia, anche perché è in cantiere una terza favola da proporre a tutti quanti noi, ma per il momento non vi sveliamo nulla e la ringraziamo ancora di essere stata con noi, dando appuntamento al prossimo incontro. Grazie a voi, è stato un piacere lavorare insieme. Siamo con la madrina della serata, Clara Raffaele. Essere amica di Velia Martucci è un pregio? Un privilegio, perché
aver conosciuto Velia Martucci prima virtualmente. Sai quando le persone si prendono a pelle? Ecco, così, come un'attrazione. E poi niente, abbiamo chiacchierato in chat e poi ci siamo conosciute davvero e l'amicizia è continuata come se ci conoscessimo da sempre. Poi le scrive delle meravigliose favole e in effetti voglio dire che Velia diceva, lei scriveva e basta. Dicevo, Velia, ma tu le devi pubblicare, sono bellissime, sono particolari, non sono come la solita favola del ranocchio, del principe, no, è tutt'altro. E Velia, pure di spingere, e poi magari scrive un commento più lungo sotto un qualche cosa, sotto una poesia, poi magari pure tua, e niente, poi eccola qua. Clara, ma so che commenti anche le favole di Velia. Ma tu l'hai letto i miei commenti? Sì, certamente. Continuano. Lei dice che i miei commenti gli piacciono perché io in effetti continuo quello che lei non ha ancora scritto. E lei rimane così perché dice, può essere mai che Clara è entrata nel cervello? Capita. Comunque è bellissimo commentare le fiabe, le favole di Velia, perché Velia ha un modo suo di scrivere. Tu l'hai apprezzato prima di me, io un pochino prima di te perché le ho lette prima, tu l'hai conosciuta dopo, io ho avuto questo privilegio e lo dico io, sì, lo dico io, dai, che la voce sarò io delle sue poesie, quando lei pubblicherà ancora oppure le favole, sarò sempre io la sua voce fin quando non mi cacciano. No, assolutamente, anche perché la tua voce è melodia, è soave, degna di attenzione. Registrate a Salvatore. Ringraziamo Clara di essere stata qui con noi in questa piacevole intervista, ma soprattutto di essere accanto a una grande poetessa. Io sono contenta, sai, io mi sento importante accanto a lei perché lei è il mio specchio. Tu non lo sai questo fatto dello specchio, no, e del riflesso. Dato che ci siamo trovate subito attratte e non era amore ma era amicizia, allora ci siamo riviste l'una nell'altra perché lei diceva delle cose che io pensavo e viceversa. E allora abbiamo deciso, anzi io dissi una sera, Velia, sei il mio specchio, dici le cose che io penso. E così siamo diventate specchio e riflesso. E poi, lo dobbiamo dire anche quest'altra cosa, oramai stiamo scoprendo gli altarini, scopriamoli tutti. Io e Velia abbiamo 5 lettere nel nome entrambe, per quello 5 di cuori. No, noi ci firmiamo sempre 5 di cuori. È vero? Ma così, è appunto. Bene, grazie e buonasera a tutti.